Buongiorno a tutti, sono Nicola Curci, il convivium leader della condotta delle Murge, la condotta che si sovrascrive su un territorio compreso appunto nell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il parco vocazione rurale più esteso di tutta Europa, un'area straordinaria in cui la biodiversità è davvero padrona delle situazioni, degli ambienti, dei luoghi. Una terra che, a dispetto della sua bellezza, nella sua parabola millenaria, ha subito tanti insulti, tantissime devastazioni, tantissimi episodi di vandalismo, la nuclearizzazione presunta, la militarizzazione, la presenza dell'esercito per le esercitazioni che ha trasformato questo territorio meraviglioso in un poligono di tiro. E tanti altri, ripeto, assalti alla verginità di un territorio unico che sono stati sventati grazie alla caparbietà degli uomini del parco, alle associazioni ambientaliste che hanno deciso in prima persona di imbracciare l'arma della persuasione e lottare per questa terra. Non ultima l'associazione Slow Food, che da anni si batte per la difesa delle prerogative di questa porzione di territorio che vale la pena di visitare una volta nella vita. Una condotta, 4 presidi, 5 comunità. I presidi sono quello del pallone di Gravina, un formaggio eccezionale, tradizione tramandata nell'antichità transumante. Il cece liscio, nero e rosso di Cassano delle Murge, ultimo arrivato nel novero dei presidi pugliesi. E poi ancora il pane tradizionale dell'Alta Murgia e la pecora altamurana, che l'esempio più evidente di questa ricchezza, di questa biodiversità animale. Dicevo, ognuno di questi presidi sviluppa una comunità più una, la gente del Parco dell'Alta Murgia, un insieme di volonterosi che si ritrovano intorno alle prerogative di questa area per difenderla, per sentirla come propria. Qual è la nostra sfida? Qual è la nostra ambizione? Quella di trasformare un territorio ricco di per sé, di tutte queste possibilità, in una terra del viaggio, una terra in cui nessuno si senta estraneo, ma che l'avverta dal primissimi momenti come propria, ma soprattutto quella ambizione di tutelare un'area per tanti versi ancora incontaminata. Noi possiamo farcela se sentiremo in prima battuta l'impegno chiaro a farci comunità, nel senso di appartenenza, nel senso di legame identitario con una terra, ripeto, che è pronta ad aprire le porte a tutti quanti voi. Vi aspetto, non fate passare questo treno, ma soprattutto abbandonatevi alla curiosità, che qui da noi è benvenuta.